Guarda lassù quante stelle. Ho letto che la luce delle stelle fa venire il cancro. Del resto, cosa non te lo fa venire oggigiorno? Senti, ragazzo, c'è qualcosa, ecco, che vorrei dirti. Non è facile per me, credimi. Oddio, hai deciso di passare dall'altra parte, vero? Ma perché tutti quanti venite a dirlo sempre a me? Volevo solo ringraziarti per quello che hai fatto oggi. So che questo viaggio è stato uno stress. Ma non è stato poi così male. Anzi, devo ammettere che certi momenti sono stati, posso dirlo, divertenti. We're off on the road to Rhode Island. We're having the time of our lives. A te, cane! We're quite a pair of partners, just like Thelma and Louise. Except you're not 6 feet tall. Yes, and your breasts don't reach your knees. Dagli tempo. We're off on the road to Rhode Island. We're certainly going in style. I'm with an intellectual who craps inside his pants. Come osi? You, at least I don't leave urine stains on all the household plants. Giochi d'acqua. We've traveled a bit and we found, like a masochist in Newport, we're Rhode Island bound. Condizioni di viaggio insolite, eh? Prima classe, zero classe. Ehi, occhio alla battuta, è vecchia come il cucco. We're off on the road to Rhode Island. We're not gonna stop till we're there. Magari per una birra. Whatever dangers we may face, we'll never fear or cry. Ben detto! Until we're syndicated, Fox will never let us die, please. We're off on the road to Rhode Island, the home of that old campus swing. We may pick up some college girls and picnic on the grass. Mm-hmm, we tell you more, but we would have the senses on our ass. Occhio. We certainly do get around. Come un branco di pellegrini rifiutati dalla colonia di Plymouth. We're Rhode Island bound. Oh, come donatricole espulse da Harvard e costrette ad andare alla Brown University. We're Rhode Island. Guardate chi ho trovato alla stazione ferroviaria! Il mio piccolo! Sei mancato così tanto alla mamma! Sì, potevi metterti anche un po' di mascara e il perizoma per il mio ritorno a casa. Allora, hai fatto un buon viaggio in compagnia di Brian? Oh sì, abbiamo veleggiato per mari tranquilli. Ehi, piccolo, senti una cosa. Grazie per non aver detto com'è andata. Posso ricambiare in qualche modo? Oh sì. Ti ricordi quell'episodio della famiglia Brady dove Bobby salva la vita a Greg e Greg diventa il suo schiavo? Sì. Lo danno oggi pomeriggio, puoi registrarmelo e mettici su una bella etichetta, eh?